No, però bisogna fare attenzione perché, come ho detto, gli anziani spesso hanno farmaci, hanno patologie concomitanti e quindi bisogna che il medico, chi insomma procede alla vaccinazione, raccolga tutte queste informazioni per capire se quella persona può avere delle controindicazioni. Fatto salvo questo aspetto delle controindicazioni per patologie o farmaci concomitanti, indubbiamente l'anziano è la persona che ne trae più vantaggio, quindi bisogna che si vaccini.